Durante l'edizione 2018 del congresso EASL in corso a Parigi si fa il punto della situazione anche sui dati real life per quanto riguarda l'associazione di Elbasvir-Grazoprevir e noi abbiamo approfondito questo argomento con la professoressa Gloria Taliani. Professoressa, i dati appunto ottenuti dalla real life che sono stati presentati anche in questo congresso, cosa ci dicono? Negli ultimi anni straordinariamente i dati real life hanno superato i risultati ottenuti con gli studi registrativi e si conferma ancora che la combinazione Grazoprevir ed Elbasvir è estremamente performante anche nella vita reale, quindi nell'uso corrente, che fatalmente prevede una maggiore diversità della qualità e dei pazienti arruolati e dei pazienti trattati e quindi offre maggiore rischio, maggiore impatto nella possibilità di effetti collaterali e di abbandoni terapeutici. Si conferma che nella real life la combinazione invece mantiene la sua grande capacità di condurre a termine la terapia con un profilo di tollerabilità straordinario e quindi conferma l'efficacia e anche l'efficienza del trattamento. Su che popolazioni sono stati effettuati questi studi? La popolazione è molto eterogenea e comprende pazienti di ogni fascia d'età, pazienti con genotipo 1B e 1A e 4, pazienti con diversi livelli di compromissione della funzionalità renale, quindi sostanzialmente è il parterre dei pazienti che noi trattiamo correntemente nei nostri ambulatori. Tra l'altro per alcuni genotipi questo farmaco può essere utilizzato anche per solo 2 mesi di trattamento, le 8 settimane, di che appunto genotipo stiamo parlando? Sono stati presentati dei dati e questo sarà confermato anche nelle raccomandazioni che poi la Società Europea per lo Studio del Fegato darà per l'utilizzo dei farmaci, la possibilità di ridurre la durata del trattamento a sole 8 settimane. Si comincia anche a ventilare, ieri in aula se ne è parlato, ci sono state domande a questo proposito, vista l'elevata efficienza della terapia in 8 settimane, se non sia in alcuni casi anche possibile immaginare una riduzione ulteriore a 6 settimane. Comunque per Grazoprevir ed Elbasvir effettivamente viene ammessa una riduzione di durata del trattamento a 8 settimane in pazienti con genotipo 1B naive e pazienti, sono stati presentati di nuovo ieri dati, con genotipo 4 sempre naive, nei quali il risultato, ancorché parziale, nel senso che preliminare, è stato estremamente soddisfacente. Quindi questo apre la possibilità a terapie brevi in una discreta proporzione di casi. Sul genotipo 4 siamo sempre sulle 8 settimane o ancora abbiamo tempi un po' più lunghi? No, sul genotipo 4 abbiamo, adesso sono standardizzate le 12 settimane, però ieri sono stati presentati dei dati che mostrano la possibilità nel naive, quindi nel paziente mai trattato in precedenza, non cirrotico evidentemente, di utilizzarlo anche con efficienza e con efficacia per 8 settimane, quindi riducendo di un terzo la durata e l'estensione della terapia. Senza perdere efficacia. Invece sull'1B parliamo di pazienti anche cirrotici. E il paziente 1B è sempre un paziente che ha con Elbasvir e Grazoprevir una grande possibilità di essere radicato, perché entrambe le componenti della combinazione terapeutica hanno un EC50, quindi una potenza sul genotipo 1B straordinaria, quindi questo consente di ridurre la durata e l'estensione della terapia. Professoressa, in realtà i genotipi, tra i vari genotipi di HCV, il 4 era quello negli anni passati meno presente nel nostro paese, la situazione sta cambiando? Indubbiamente nella composizione generale della distribuzione dei genotipi ci sono stati dei cambiamenti legati alle ondate migratorie e la capacità di entrare sempre più nel case finding, quindi nella ricerca attiva di casi in qualunque tipologia di stratificazione sociale ci ha permesso di incrementare il numero dei casi genotipo 4 che troviamo, per cui il genotipo 4 sta aumentando e sta incrementando la sua proporzione nei nostri ambulatori. Sì.